Buonasera. Allora, vi è piaciuto il problemino che vi avevo proposto l'altra sera sull'esploratore? Ve lo ripeto, un esploratore si accorge che un orso lo sta puntando. Allora, per sfuggirgli, corre 10 miglia verso sud, poi 10 miglia verso est, ma ancora l'orso è sempre dietro a lui, e infine 10 miglia verso nord. Voltandosi indietro si accorge che finalmente è riuscito a seminare l'orso, ma si accorge che si trova esattamente nel punto dal quale era partito. La domanda è: qual è il colore della pelliccia dell'orso? Ecco, la matematica è bella anche perché certe volte ci spiazza, come in questo caso. Ci sono pochi posti sulla Terra dove può accadere che facendo 10 miglia verso sud, poi 10 miglia verso est e poi 10 miglia verso nord ci si ritrovi al punto di partenza. E solo uno di questi luoghi è abitato da orsi. E questo luogo è il Polo Nord, quindi la pelliccia dell'orso è bianco. Ma ricordiamoci che se continua il riscaldamento globale e dunque fondono tutti i ghiacci della calotta artica, anche l'ambientazione di questo problemino sarà soltanto un ricordo.